Salve popolo della Terra, siamo stati invitati dal fantastico Celofi a partecipare ad un suo grandissimo progetto, Alterra. Sono stati chiamati tanti grandi e piccoli youtubers come il mitico Smite2k2 che ci accompagnerà per l'episodio, oppure lo strepitoso Deun che ha fatto l'antipatico tutto il video, oppure quei due mongoli Zack e Jambi. Insomma, eravamo in tanti. E nel video ci verrà a far visita il nostro nuovo amichetto, il celebre Pogo Dog. Per la cronaca, se sentite Oshi bisbigliare è perché questo video è stato registrato prima del video degli SCP. Oshi d'ora in poi parlerà normalmente, finalmente. Ci annoiavamo a fare una semplice survival ed è per questo che ci siamo date due obiettivi roleplay per i nostri personaggi. I nostri amici Massi, Mega, Dea e Ask sono stati trasformati in oggetti, non donne, e sparsi per la mappa. Il mio obiettivo è quello di ritrovarli il prima possibile. L'obiettivo di Oshi invece è quello di trovare un fiore per guarire la mia malattia terminale prima di rimanere sola per sempre. E se pensate che questa serie vi possa piacere, ricordatevi di iscrivervi e cliccare sulla campanellina per non perdervi nemmeno un episodio. Detto questo, vi lascio al video. Buona visione! Ma Oshi, cosa? Perché mi hai portato qui, scusa? Per curarti, capra. Ma dove? Non mi chiamare capra, scusami. Allora, va bene, capisco la tua voglia di salvare la mia vita, ma mi hai buttata in un portale, Oshi! Ecco, è un portale quello! Come l'hai creato, scusa? Ho trovato le mie prossime dalla ricetta. Va bene, ok, apprezzo il tentativo. E beh, cosa... Perché siamo qui? Oddio. Chi è quello? Oh, oddio, ci stava spiando qualcuno. Trovare il fiore. Il fiore? Che fiore? Ho scoperto che esiste un fiore magico che può curare la tua malattia. Dai, ma non ti devi preoccupare, lo sai, te l'ho detto un sacco di... Non mi picchiare, te l'ho detto un sacco di altre volte che non devi preoccuparti. Devi vivere. Sì, non ti preoccupare che vivrò. Vedo che lì c'è... ci stanno un paio di persone, forse dovremmo andare là a vedere. Certo. Come siamo arrivate qua? Che incantesimo era? Non lo so. Ah, come non lo sai? Cioè, hai fatto un portale e mi ci hai buttato dentro senza sapere dove ci avrebbe portato, eh? Guarda quanta gente che c'è. Che strani, è pieno di persone. Ilie-chan, Watsune, Chiara WWF. Chi sono queste persone? Non saprei dirla. Che strano, sembra che la maggior parte di loro si conoscano. Amici, io non conosco nessuno, che dobbiamo fare? Amici, io molesto la gente. Anche tu sei nuovo qua, vedo che non conosci nessuno. Effettivamente è vero, abbiamo foglia sopra la testa, siamo delle foglie. Siamo fogliole, che storia. Ma te sei tutta floreggiante, io sono nudo. No, perché sei nudo, scusa? Perché non ho trovato dei vestiti in tempo su Shane, purtroppo. Su Shane, cavolo. Vai, sta arrivando qualcuno. Wow. Salve, giovanotti, vi chiedo di stare un attimo in silenzio, se volete. Se no, vi ucciderò. Siete degli eroi, o almeno spero, non so, ho pescato un po' a caso, ma direi che mi posso accontentare. Il re dei mostri Aragorn ha scatenato i suoi mostri, sì, il suo esercito di mostri, su, nella superficie, ma un bel giorno degli eroi, tra cui me, il potentissimo Khemer, siamo riusciti a intrappolarlo. Il re dei mostri Aragorn è imprigionato, certo, ma continua a mandare i suoi mostri ad attaccare i poveri umani di questo mondo. Il vostro compito sarà quello di trovare la sua prigione e eliminarlo definitivamente. Come faremo questo? Ancora non lo so, sinceramente ci sto lavorando, ma dobbiamo pagata. Iniziare da qualche parte. No. La missione di oggi è semplice, voi verrete divisi in tre villaggi come già è successo, lì dovrete fare amicizia con i cittadini, commerciare, tutte robe varie, fare qualche bella missione e anche una cosa importantissima, costruire una base. Alla fine della giornata di oggi, circa verso le 7, dipende, arriverà il saggio Pogo Doggo e darà un voto ai vostri villaggi. Adesso vi chiedo di fare una fila uno per uno, insomma, fila indiana ordinata. Ora può andare. Vada. Ok, siamo delle foglie noi. Oshi, vieni, esatto. Vieni Oshi, andiamo. Vada anche lei, ma sì, vada. A questo punto... Buonasera. Bisogna andare insieme perché siamo... Oh! Aiuto, qua sono tutti pazzi, amici. Oh, che bello qui! Villaggio già. Foglia! Ciao. Oh, salve! Siamo noi. Hai un pollo in mano? È fantastico, sì. Amico Dagli tuo. Un bacio. È un'usanza del nostro villaggio, devi baciare il pollo. Ah, ok, mua! Ok, adesso lo metti in cantina. Va bene, non ha usato la lingua, va bene lo stesso. Vieni, Oshi, andiamo in magazzino, dobbiamo prendere le nostre cose. Andiamo a prendere le cose, amici. Andiamo a prendere le nostre cose, vieni. Mamma mia.
Ragazzi, ci sono i nostri nomi sopra. Oh, è vero, le mie osci, eccoci. No, no, cosa fai? Cosa fai? Voglio... Oh, che bella spada, abbiamo... vediamo. Ora, oh, la maratona è un Sun Shield. Della megapixel. Un cosa? Hai un cappello, che bella. Bella, bro. Molto, bellissima. Molto bella, devo dire. Fermi, usciamo un attimo, venite un attimo. Allora. Usciamo, amici. Che cosa aveva detto il signor Kemmer? Aveva tipo parlato di... Il sommo Pogodoggo che arriva. Ah, sì, sì. Sì, e dobbiamo creare un villaggio. Oh, cavolo, dove lo creiamo il villaggio? Guarda che mi sento un po' in colpa di star rubando queste cose. Siamo molto affamati, però è una situazione veramente critica. Ecco, pure la maga si è... Mi sa che la maga è esplosa, sì. La maga ha poteri magici, beh, si è teletrasportata, ci sta. L'ho guarda che bella zona. Dai! Salve. Perché non costruiamo qui una bella... Facciamo una casupola, amici. Mm-hmm. Oh, oddio, aspetta, Chi vola? Sono arrivato a darvi un consiglio. Okay. Io sto usando la mia magia in questo momento per tenere il tempo fermo, vedete? Oh, ok. Ma fra un'ora questo non succederà più e inizieranno ad arrivare i mostri durante la notte. Oh, cavolo, effettivamente non ci avevo pensato. Sei proprio cattivo. Dai, provaci te a fermare il tempo, voglio vedere come fai. Ovviamente, ragazzi, dai, su, raccogliamo un po' di legna e cominciamo a costruire un villaggio tutto nostro. Che ne pensate? Una casetta per ciascuno. Magari voi due state insieme che sembrate molto amici, sì? Ma Oshawott? Oshawott forse torna, forse no, non è. Oshawott? Non so dove è andato, ragazzi. What? No, un vecchio, c'è un vecchio. Ah, è tornato? No, è tornato. Amici, voi avete commesso un grave errore. Provate a immaginare quale. Gli alberi volanti, sacrilegio, sacrilegio. Ah, no. Guarda, le dico che siete letteralmente ai due angoli opposti del mondo, ma è di là. Oh, di là okay. C'è il villaggio della goccia. Ti rivedremo. Ok, io vado al villaggio della goccia. Ogni volta che se ne va è una gioia. Vieni. Sì, se noi andiamo dall'altra parte, non si saremo di ritorno, te lo prometto. Suca. Perfetto, va bene. Oh, c'è uno morto qui, ho un osso. No, okay. Poverino, eccoci qua. Ma io ho un osso. Beh, prenditi un cagnolino, tieni. Ehi! Cano, che bello. Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo questo stronzo? Toccati il naso, vedete come lo chiamiamo insieme. Toccati il naso. Va bene, tu non ce l'hai il naso. No! E allora lo chiameremo Caccolo. Caccolo mi piace già di più. Dai, riportiamolo in base, vai. Ma c'è una bambina davvero! Pinguino, ho trovato la bambina della bambina! Un'altra bambina Ina. Sì, che questa bella. È la bambina della bambina. Aspetta, ma stiamo collezionando persone su persone. Cosa sono questi? Sale. No, io ho molta paura, stagli lontana. Rapiamo anche lui. Andiamo. Appena. È il fratello Teun. È un drago di Komodo. Raccogli tipo. Anche lui, vai. Raccogliamo tutto. Ma tutti li. Dobbiamo collezionarli tutti, tipo i Pokémon. E Pokémon, bravo. Oh, ma è un dungeon questo. Li distraggo. Oh no. È morta. Oh, no. È successo un casino, eh. Ah, adesso cosa facciamo? Infatti. C'è il signore di prima col naso lungo, no? Un altro, gli somiglia però. Stanno avendo... Ma cosa state facendo, ragazzi? Stavano avendo atti impropri. Vabbè, rubiamogli il porco, però. Un patrimonio, dai. È un po' sporco il porco, ma non importa, dai. Vabbè, va bene così, dai. No, guarda, hanno copulato, hanno un figlio anche. Aspetta, rubo anche lui. Dammi, non riesco a prendere. No, dai. C'è lo scudo. Dici che è quello? Sì. Allora, fra non molto arriverà la notte, tipo mezz'oretta, e quindi voi dovete mettere al centro del vostro villaggio questa torcia magica che eviterà che appaiano i mostri vicino a voi. Chiaro. Ma avrà circa un raggio di 64 blocchi giù di lì. Grazie mille. Ok, la metto sulla fontana, la ringrazio, antico Kenner. Allora, ragazzi, vi faccio vedere intanto a che punto siamo arrivati col villaggio. Loro stanno costruendo la casetta lì. Se ogni tanto li sentite in lontananza, non vi scandalizzate. Metteremo la torcia esattamente là sopra. Ti piace, Oshi? Oshi, tienilo lontano. Oshi, purgalo. Perfetto, grazie, Oshi. Ok. E la mettiamo esattamente qua sopra. Ah, che bella. Madonna. Poi quando arriva il signor Pogodogo, mi raccomando, dobbiamo fargli un bel discorso, ok? Scrivi il discorso, dai. Scrivo il discorso. Dobbiamo tipo dire cosa guarda qua. Mm-hmm. Okay. Oh, bellissimo, grazie mille, ok.
Bene, allora, in questo momento stiamo finendo di costruire la base. Lì c'è Giambi che gira, c'è Deun che sta finendo il tetto. Oggi sta facendo un palco per intrattenere il signor Pogo Dog, a quanto pare Zack, il nostro amico Zack, che non so dov'è in questo momento, servirà uno spettacolino al signor Pogo Dog. Sto cercando di abbellire un pochino, ad esempio qua, vedi, alzo un pochino, perché essendo che siamo il villaggio della foglia, pensavo di renderlo molto foglioso. Devo prepararmi anche un discorso qua, Deun mi ha dato una clipboard. Bisogna prepararsi per bene, che tra poco arriva lo sommo doggo poco poco doggo, non mi ricordo come si chiama. No. Aspetta. Ah, va bene, allora Smite sindaco. Benvenuti a Fogliola, amici. A Fogliola chiamiamo? E che cazzo è il nome? Abbiamo non abbiamo un nome migliore di Fogliola. Lo chiamiamo così, triste? No, lo chiamiamo Fogliolipoli. Vi piace? Fogliopoli. Ahia, oh. Fogliopoli, oh, Fogliopoli. Ma chiamiamolo, no? Pogo Doggo! No, chiamate il vecchio. Vecchio saggio! Come si chiama? Ah, Artemum. Kenner. Saggio Kenner. No, oh, avete rotto tutto. No, basta. Io vi rinuncio. Dai, ragazzi. Aggiustate. Oh! Deun! Deun fa casino. Dov'è? Dov'è il vecchio? È arrivato, è arrivato il sommo, il mitico, l'unico. Sindaco Smite, niente, stanno arrivando, mi sa, sì, Laggiù della foglia. Oh, caperina. Sono arrivati. Esco a scendere. Salve. Salve, salve, salve. Venite qua fuori. Salve, salve, salve. Date il benvenuto al nostro ospite. Buongiorno. Saggio Pogo. Ciao. Saggio Pogo Dog, un piacere averla qui al nostro villaggio. Cinchiniamo. Salve, salve, salve. Fate bene. Ecco a voi. Il sindaco in questo momento è un attimo addormentato, le chiedo perdono. Sarò io a fare il tour, ok? Allora. Non c'è problema. Benvenuto. Benvenuto al villaggio della foglia. Come può vedere è pieno di foglie, perché è il villaggio della foglia. Ci sono foglie ovunque. Giusto. Il tetto a foglie, quel tetto a foglie, ed è pieno di foglie. Esatto. C'è una la fontana. Grazie. Abbiamo chiamato quella la fontana della foglia. Della foglia, ovviamente. Giusto. Grazie. Immaginavo. Le nostre piantagioni sono fatte di erba come le foglie. Venga. Giusto, perché le foglie sono erba. Certo, giusto. venga. Benvenuto. Purtroppo, questo qua è caccolo. Caccolo, intrigante. Sì, sì. È nuovo, è ancora piccolino, ha un cucciolo. Pensavo si chiamasse foglio. No, è caccolo. Foglio, no. Punto. Benvenuto, qua abbiamo foglie anche in casa. Prego, salga al piano di sopra, che le faccio incontrare il sindaco, che purtroppo in questo momento è un attimo addormentato. Ci sono un po' di cartelli che rappresentano il sindaco. Ma... epico, scemo chi legge, perfetto, scemo chi legge, perfetto. Ma è un pinguino il sindaco? Il sindaco è un pinguino, sì. Non sembra funzionare. Non è molto fogliesco, sono più fogliesca. E là? Proverò. Sì, la tua natura è molto più fogliesca. Effettivamente. Alla larga, proverò un metodo più efficace. Libera. Aia. Non si è svegliato. uccidilo. Niente, mi sa che... Se dici te, amico mio, lo faccio subito, con le fiamme. Prego, venga. Allora, perché c'è un centauro in casa? È normale? Lei è... È fogliolone. È Denise, è la nostra cuoca. Ah, prego, ho venga. Capito, giusto. Ah, questa è sua amica, è Marta. Marta e Denise. Sì, okay, sì, ci sta. È l'aiuto cuoco. Detto questo, il villaggio purtroppo è piccolo, essendo che ci siamo appena trasferiti, insomma. Però, per farci perdonare della poca struttura, delle poche strutture, abbiamo preparato un saggio per lei. Oh, okay. È bellissimo, mi siedo qui. Okay. Sì, questi là sono i posti qui, allora. Per l'antico Kemer. Scusi, ho sbagliato il nome. Sono Kemer, figlio di Knorr. Potete cominciare, vai. Tu dovresti essere lì a cantare. Vabbè, è un po' timido, fa niente. Prego, cominciate, canterà Oshi, vai. Tutti timidi. Sono tutti timidi. Canterò io. Facciamo una cosa, cantiamo insieme, vieni. Va bene, ok. Cosa we are the world. We are the children. Ok, è molto bello, apprezzo molto. Grazie mille. Ma lui è il ballerino? È molto molto bello, molto bello. È molto bravo lei, sa? Come ultima cosa. Grazie. Hey. Ma come si è permesso? Come si è permesso? Lei perirà per le fiamme. Vabbè, non fa niente, chiedo umilmente perdono. Allora, per farmi perdonare di questo gesto, sì, le faccio una proposta. Le regaliamo, ok? Le diamo in dono lei. Lei. Chi? Lei, questa. Io sono maschio.
No, Nelly. Lei. Lei sarà il dono del nostro villaggio per lei, signor Pogodogo. Ah, va bene, la porti a casa? Non sono bravissimo. Ecco qua, andiamo. Perfetto, piano, grazie. Piano. Grazie molto mille. Piano. Questa è la mia massima velocità, purtroppo. È stato un piacere, ci rivediamo presto. Arrivederci, grazie mille della visita. Arrivederci. È tornato il presidente, il sindaco. Sì, è il sindaco, è tornato il sindaco. Signor Doggo, salve. È successo un casino. Mi sono addormentato mentre lei stava giungendo qui. Non si preoccupi. Siete Prego. Arrivati ultimi. No, siete arrivati primi. Sì. Grazie. Dunque, vabbè, ma gli altri erano di è il momento del premio. Per prima cosa, un soldo dorato. Grazie a me. No, a me. Per tutto quanto il team. Al sindaco. Ah, per tutto. Ah, ok, va bene. Ma io, potrete... ma non è giusto. Io la do al sindaco intanto. Questa è un'armatura indistruttibile. Conto. Foglie, bello, foglie, mi piace. Per abbellire di nuovo il nostro villaggio foglia. Metteteci più foglie. Più foglie. Più foglie. Io ci siamo le co-sindache. Lui è il sindaco. Vero? E io cosa sono? Tu sei il ciarlatano del villaggio. Guarda, dobbiamo fare qua una stradina e qua ci sarà il comune. Esattamente qui. Ok? Il comune, facciamo una stanza delle riunioni. Mettiamo cose, Caccolo, insomma. Ascolta, ma a me non mi sta bene il ciarlatano. È troppo tardi. E quindi, vabbè ragazzi, penso di concludere qui il video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace. Ditemi se questa serie vi piace. Fortunatamente ci hanno invitate e siamo davvero entusiaste. Abbiamo vinto il primo premio, abbiamo incontrato Pogodog. E, beh, che dire, è andato benissimo questo episodio, no? Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video insieme a Oshi e insieme, vabbè, a me e a Lemi. Ciao belli, e insieme alle altre persone, agli stupidi che stanno là dentro. Ciao ciao.